greco che abbraccia il demone. Signore, miei signori, quelli veri, quelli gobbi bianconieri della vecchia signora, rieccoci qui, un giorno yes, un giorno ya, oggi video speciale le super pagelle, il pagellone di BJ 24 live, però prima voglio ricordarvi di iscrivervi al mio canale YouTube BJ 24 live, di mettere mi piace al video, commentate e attivate la campanellina, così i miei video vi arriveranno subito, live vi arriveranno. Allora, prima di andare subito alle pagelle, dividiamo questa partita in due, primo tempo e secondo tempo. La Juve ha due colori, il bianco e il nero. Questa volta la Juve ha fatto il nero e poi il bianco. Dopo il gol la Juve si spegne come un televisore degli anni 80, quando bisognava dare le botte sopra per aggiustarla, e poi partiva bene la Juve, è stato un televisore rotto. Si spegne, due botte, un secondo tempo veramente a razzo, dove la Juve domina, dove il portiere del Sassuolo è il migliore in campo, che le para tutte, ma il grande Vlahovic la risolve con un'azione di grande campione, anche se dobbiamo mettere in mezzo anche Paolo Dybala, che ha fatto pure una grande partita, ha segnato, ha giocato bene, ha fatto l'assist. Cosa c'è da dire? Diciamo che il secondo tempo tutto positivo, il primo tempo a parte il gol e la partenza, ragazzi, tutto da buttare. Ma andiamo subito con le super pagelle, il pagellone BJ 24 live. Andiamo subito. Perinni, voto 7. Perinni, in un primo tempo buio della Juve, è lui il vero faro, le para tutte quelle che gli arrivano, e qualche miracolo Perin lo fa. Voto 7, arciere. Bonucci, voto 6, il solito Bonucci, sbaglia sempre poco, forse nel gol subito qualche responsabilità ce l'ha, perché si è voltato anziché affrontare l'avversario. Soldato semplice. De Ligt 6,5, ormai non possiamo fare più a meno di questo piccolo biondo olandese gigante, perché De Ligt gestisce, parla in campo, è un futuro capitano, rinoceronte. De Sciglio, voto 6. Questo ragazzo, quando viene messo in campo e chiamato in causa, lui dice sempre presente, sbaglia sempre poco, corre. E come dico sempre, lui fa legna, cocco di mamma. Alexandro, voto 7,5. Oggi sembrava tutt'altro che l'Alexandro degli ultimi anni. Sembrava proprio quello che è arrivato dal Porto qualche anno fa, fa i cross, fa l'assist, corre, recupera. Dottor Jack e Mister Hyde. Zaccaria, voto 6, anche lui fa parte di un primo tempo buio, ma ho dato voto 6 perché lui in quel buio riesce a correre, a recuperare qualche pallone potente. McKennie, voto 6, un voto 6 che glielo do perché nel secondo tempo si riprende quello che nel primo ha lasciato, tante palle sbagliate, non ne fa una buona, anche se Allegri lo ha messo in una posizione che non c'entra niente. Lui, l'hamburger americano. Arthur, voto 5,5, non so più come giudicarlo, do 5,5 perché non voglio veramente buttarlo giù. Arthur è come se fosse nella favola di Cappuccetto Rosso e lui si perde sempre. Se dovrebbe fare un personaggio, lui può fare solo l'albero del bosco. Quadrato, voto 5,5. Quadrato non è più il quadrato del solito Quadrato, quello che corre e spacca le partite. Sicuramente tra nazionale e zero soste, questo giocatore è veramente stanco. L'ha affannato. Dybala, voto 8, gol e assist, ha fatto una bella partita oggi. Dybala ha fatto veramente la gioia. Vlahovic, voto 8, che dire signori, qualche gol lo sbaglia, ma lui ha una potenza, lui il 7 sulla maglia la sta veramente ereditando bene, uno che spacca tutto, copre le spalle agli altri, una potenza invadente, carro armato. I subentrati, Morata 6,5, ormai che dire di Morata. Questo giocatore nelle ultime due partite si è trasformato nel nuovo ruolo, nel tridente con Dybala
e Vlahovic, questo giocatore sembra rinato, corre, recupera, fa assist e a tutto campo il nuovo guerriero. Caio Jorge senza voto, Rabiot 6,5. Questo ragazzo lungo dei capelloni, che sembra quello dei Maneskin, entra in campo convinto e quando lui entra si nota la positività, perché Rabiot mette forza in campo, corre, recupera i palloni e dà molto vita in un secondo tempo veramente brillante. Cavallo Locatelli 6,5. Locatelli entra in campo veramente spettacolare, a tutto campo, cade per terra, si alza, recupera palloni, fa scatti, subisce palle e fa alzare la squadra, il Marchese. Allegri, ho dato voto 6, sicuramente sbaglia la formazione iniziale, mette McKennie in una posizione che non è assolutamente la sua. Schierare ormai Arthur è veramente un azzardo pericolosissimo. C'è da dire che la sufficienza la prende perché indovina tutti i cambi. Allora ragazzi, cosa dire? Cosa dire? Un primo tempo veramente buio, che dopo il gol siamo spariti, il Sassuolo in certi frangenti ci ha dominati, Perin ha fatto qualche bella parata e ci ha salvato un po' così. L'1-1 nel primo tempo era meritatissimo, una Juve nel secondo tempo entra con una convinzione diversa, con la convinzione che dice Allegri. Quando Allegri dice che non bisogna giocare 10 minuti, è la pura verità. Se giochi solo 10 minuti e 80 minuti li regala all'avversario, l'avversario, il Sassuolo, il Reali, il Cesena, ti fa male. Perciò ascoltate Massimiliano, non l'ascoltate quando mette McKennie alto perché lì è veramente pessimo, ma quando dice di mettere la testa nel campo 90 minuti e di mantenere l'equilibrio è una cosa importante, molto molto importante. Oggi ragazzi la soddisfazione ancora è quella di Vlahovic, perché Vlahovic oggi è stato veramente ancora devastante, due partite tutte e due volte decisivo, sia lui che anche lo stesso Paulo Dybala, non dimentichiamo, non è perché non è un nuovo acquisto Dybala, ce lo dimentichiamo, Dybala ha fatto una bella partita col Verona, ha giocato bene pure oggi, ha segnato, ha fatto l'assist, che dire ragazzi, una serata che era partita bene, se l'ha messa male e poi l'abbiamo sistemata nei migliori dei modi. Ora in semifinale beccheremo la Fiorentina, per Vlahovic ci sarà una doppia sfida. Ma noi, come dire, degli avversari noi ce ne fottiamo sempre, perciò noi pensiamo sempre alla nostra Juve di andare sempre avanti. La reazione della Juve nel secondo tempo a me mi è piaciuta veramente tanto, tanto tanto, una squadra che è andata in campo per prendere il risultato. Il portiere del Sassuolo oggi era da voto 10, onestamente, da voto 10 perché le ha parate tutte su De Ligt, su Morata, su Vlahovic, di tutto, perciò un secondo tempo me lo prendo positivo. Voglio dare un voto a tutta la squadra, però lo divido in due. Il primo tempo alla squadra voto 5. Il secondo tempo tutta la squadra voto 8. Perché veramente la squadra si è riunita di testa, ha raggiunto il giusto equilibrio, ha dominato l'avversario e ha subito praticamente niente nel secondo tempo. I complimenti vanno a tutta la squadra. Va Massimiliano Allegri che nel secondo tempo ha azzeccato tutti i cambi, che è entrato, ha fatto bene tranne Caio Jorge perché l'ha buttato dentro praticamente per fare fare la standing ovation al nostro grande carro armato Vlahovic. Ragazzi, non voglio tenervi tanto, vi volevo dare soltanto i miei pagelloni, il pagellone BJ24 Live, quello dopo le partite ormai sarà sempre di rito. Che dirvi ragazzi, buona serata! Fino alla fine forza Juventus, fermi, ho dimenticato, perché sono live io, e riprendo subito, non dovete dimenticarmi di seguirmi anche sui miei canali social, Facebook e Instagram, mi raccomando che sono pure lì, e mettete mi piace, fino alla fine forza Juventus, picciotti, ieri ne vaio, ossa benedica, e si va in semifinale di Coppa Italia, a maschera di Gufi. Ecco che abbraccia il